Ciao a tutti da Vittorio, parliamo ancora di centravanti perché voglio fare con voi una riflessione importante. Io ho già fatto il video su Tati Castellanos, andatelo a vedere se non l'avete ancora visto, ma parlando di centravanti, oggi ho letto una notizia che mi ha lasciato un po' perplesso e mi ha fatto abbastanza riflettere. Perché la Fiorentina, che ricordiamo, è arrivata sotto la Lazio quest'anno, come negli ultimi anni, la Fiorentina è praticamente sempre arrivata sotto la Lazio. Però la Fiorentina sta cercando di fare un mercato intelligente. Hanno preso Paladino, allenatore in rampa di lancio, al posto di Baroni, che è finito alla Lazio, e stanno cercando di prendere dei giocatori molto interessanti. L'ultimo è Retegui. E qui bisogna fare una valutazione, una riflessione. La Fiorentina finisce sotto la Lazio, prende Paladino e sta provando a prendere Retegui. Per Retegui avrebbero offerto 20 milioni al Genoa, una cifra importante. Una cifra però interessante per un giocatore che, tutto sommato, è ancora giovane, 25 anni, è nazionale italiana, non ce lo dimentichiamo. Al Genoa, al primo anno in Italia, ha fatto bene. È un giocatore che io onestamente prenderei. Non solo, ma abbiamo parlato di Tati Castellanos, il primo anno bisogna ambientarsi, eccetera. Beh, Retegui, il primo anno si deve ambientare, eccetera. Ha giocato una squadra più debole della Lazio, ha fatto meglio di Tati Castellanos. Su questo credo non ci sia poco da discutere. Ma io vi faccio questa domanda. Ma perché la Fiorentina va a prendere Retegui e non la Lazio? Perché la Fiorentina spende o è disposta a spendere 20 milioni per Retegui e la Lazio no? Teoricamente la Lazio dovrebbe essere la società che ha più soldi rispetto alla Fiorentina. Noi adesso incassiamo i soldi della Champions, che sono molti di più della Conference. La Lazio arriva sopra la Fiorentina, quindi incasserà più soldi dalla Serie A. La Fiorentina va a spendere 20 milioni per Retegui. La Lazio fa il mix Noslin-Cabal e ne spende 15 al Verona. Ecco, Noslin-Cabal, due giocatori tutto sommato, due scommesse. Retegui, possiamo definirla scommessa, ma direi un po' di più, nazionale italiana, direi che sicuramente fra Noslin e Retegui, io credo che quasi tutti vanno su Retegui. Ecco, 5 milioni in più e ti prendi Retegui. Perché la Fiorentina fa questo investimento, la Lazio no? Perché noi abbiamo Fabiani e loro hanno Pradé, che, attenzione, a me Pradé non fa impazzire, però almeno ha quest'idea di crescere, ha quest'idea di salire, di migliorarsi. Noslin è una scommessa che magari ci dice bene, ma su Retegui probabilmente già sappiamo la risposta. Già sappiamo che il secondo anno in Italia probabilmente Retegui fa meglio, cresce, è nazionale italiana, vuol dire che non solo io credo che sia forte, non solo, ma Retegui, per me, e l'ho sempre detto, ha molte caratteristiche simili a quello di Ciro Immobile. Retegui mi sembra un Ciro Immobile più giovane. Magari Ciro era più, aveva più il fiuto del gol. Retegui però è ovviamente adesso più veloce, più dinamico di Ciro, ma ha caratteristiche molto simili a Ciro Immobile. E quindi tu hai Immobile, ci abbini Retegui e fai l'abbinamento perfetto, perché gioca uno, gioca l'altro, non cambi sistema di gioco. Se invece metti Castellano, sai che devi cercare di più pallone alto piuttosto che il pallone in profondità. Ma comunque, il discorso è: ma perché spendere 15 milioni su due giocatori che sono tutto sommato una scommessa e non è che mi fanno impazzire? Cabal, onestamente, non mi sembra sto fenomeno. Retegui lo paghi 5 milioni in più, ma sai che va a prendere quello che dovrebbe essere, anzi, quello che sarà il tuo centravanti titolare. Ecco, idea di crescita. Progettualità contro confusione, prendiamo il nostro giocatore dal nostro amico, non abbiamo un progetto serio, non sappiamo che cosa facciamo, prendiamo giocatori a caso. Mi sembra veramente questa la differenza fra Fiorentina e Lazio, con l'unica differenza che la Fiorentina, secondo me, fino all'anno scorso aveva un allenatore che ha dimostrato i suoi limiti, mentre noi avevamo Sarri che era un signore allenatore. Quest'anno Paladino è sicuramente la scommessa, ma secondo me dà più certezze di Baroni. Per cui, onestamente, l'anno prossimo, soprattutto se la Fiorentina dovesse prendere Retegui, per me i viola sono più forti della Lazio. E il motivo è che noi, grazie a Fabiani, prendiamo giocatori da Serie B e loro vanno a prendere giocatore titolare della nazionale italiana. Ecco, questa cosa mi fa letteralmente impazzire. Voi che ne dite? Ha ragione Fabiani a prendere Noslin o Pradé a prendere Retegui? Scrivetelo nei commenti qua sotto e noi ci rivediamo dopo con un altro video. Grazie, ragazzi.